Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre i suoi discepoli stavano ad ascoltare queste cose, Gesù disse loro una parabola, perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Disse dunque, un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati 10 dei suoi servi, consegnò loro 10 monete d'oro dicendo: fatele fruttare fino al mio ritorno. Ma i suoi cittadini lo odiavano e mandarono a dire dietro di lui una delegazione, a dire: non vogliamo che costui venga a regnare su di noi. Dopo aver ricevuto il titolo di re, egli ritornò e fece chiamare quei servi a cui aveva consegnato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato. Si presentò il primo e disse: Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate 10. Gli disse: bene, servo buono, poiché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il potere sopra 10 città. Poi si presentò il secondo e disse: Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate 5. Anche a questo disse: tu pure sarai a capo di 5 città. Venne poi anche un altro e disse: Signore, la tua moneta d'oro che ho Ecco la tua moneta d'oro che ho tenuto nascosta in un fazzoletto. Avevo paura di te, che sei un uomo severo. Prendi quello che non hai messo in deposito e mieti quello che non hai seminato. Gli rispose: dalle tue stesse parole ti giudico, servo malvagio. Sapevi che sono un uomo severo, che prendo quello che non ho messo in deposito e mieto quello che non ho seminato. Perché allora non hai consegnato il mio denaro ad una banca? Al mio ritorno l'avrei riscosso con gli interessi. Disse poi ai presenti: toglietegli la moneta d'oro e datela a colui che ne ha 10. Gli risposero: Signore, ne ha già 10. Io vi dico: a chi ha sarà dato, invece a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quei miei servi, nemici, che non volevano che io diventassi il loro re, conduceteli qui e uccideteli davanti a me. Questo ovviamente rimane una parabola, anche se la finale di questa storia è abbastanza forte, abbastanza particolare. Narra di questo nobile uomo che parte per un paese lontano e poi ritorna. Ma come immagine rappresenta anche Gesù stesso tra la sua ascensione e la sua seconda venuta nella gloria, che parte verso il cielo. E poi ad un certo punto, come diciamo nel credo, egli verrà alla fine dei tempi. E questo è per ogni credente, ad ogni credente pone di fronte ad una scelta, ad una verifica liberamente in ogni momento. Il ritorno del Signore, la sua presenza di fronte a noi nella nostra vita, non può comprendere un'attesa inoperosa è il rimanere in una situazione di paura e non far niente. Ma occorre invece la sua presenza ci invita ad un discernimento, a fare una scelta, vedere cosa ci arricchisce non davanti agli uomini, ma presso Dio. In questo senso abbiamo anche la figura di Zaccheo, il quale dà la metà dei suoi beni ai poveri. E donando arricchisce la sua vita presso Dio. E questo è quello che siamo chiamati ad essere ognuno di noi, che comprendere che ciò che ci arricchisce veramente presso Dio è il dono, è la dimensione della gratuità, del dono e della condivisione. Questo terzo servo che non compie nulla per paura, in realtà profondamente questa ha un'immagine sbagliata di Dio. Pensa che Dio sia severo, che Dio sia retributivo, in fondo che Dio non possa amarlo. Come vero credente e come discepoli di Cristo, invece, siamo chiamati, dovremmo sentirci presso davanti a Dio, dovremmo sentirci tanto amati. Non pensare all'immagine di Dio come una figura, un'immagine di una persona retributiva, ma che consegna nella totale gratuità tutto ciò che fa bene alla nostra vita. E in questo senso, la sua, in primo luogo, la sua stessa presenza. Sia lodato Gesù Cristo.